La questione sicurezza continua a riempire le pagine dei quotidiani e dei telegiornali. Per alcune città si parla di emergenza sicurezza, tanto da indurre i comuni ad organizzare le ormai legittimate ronde o ad avere sul territorio la presenza militare per l'operazione Strade Sicure. Il Viminale ha confermato che nella Bergamasca i reati del 2008 sono in calo rispetto al 2007, ma nel confronto con le altre province il territorio resta nella classifica medio-alta. La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Presolana conferma i dati del Viminale. Nei 5 paesi dell'Alta Valseriana sono sempre stati sporadici casi di violazioni gravi e i reati sono circoscritti alle infrazioni al codice della strada, a schiamazzi notturni e atti vandalici. La situazione è sotto controllo grazie anche alle numerose telecamere posizionate nelle varie località e la vita nei paesi dell'Unione dei Comuni è tutto sommato serena. Ovviamente sempre utilizzando un po' di prudenza, perché non ci sono stati grossi furti e se non un determinato periodo hanno fatto proprio furti negli appartamenti. Da noi, perché parlo come polizia locale, grossi reati sono dovuti all'ebbrezza e alla velocità. L'attività principale della Polizia dell'Unione dei Comuni è concentrata soprattutto nel periodo turistico, quando nella valle si raddoppia la popolazione e il traffico stradale. Io lavoro in questa zona dal 1 luglio dell'anno scorso e ho potuto notare un piccolo calo. Noi, grazie anche alla nuova bretella Cluso-Nerovetta, come traffico siamo stati molto avvantaggiati. Il nostro servizio si è basato soprattutto sul controllo delle manifestazioni e sulla viabilità proprio a favore delle manifestazioni per lo smaltimento del traffico. Alcuni fatti di cronaca avvenuti nei territori confinanti però hanno aumentato la preoccupazione, tanto da chiedersi se sia il caso di praticare arti di autodifesa o dotarsi di strumenti antiaggressione, come le fatidiche bombolette spray al peperoncino. Si può tenere, augurandoci che non serva mai.